Ma è assolutamente insopportabile quella indicazione. Lo dico perché spero che si sia trattato di uno svarione, di un errore che venga rapidamente corretto. Perché dire essenziale che vengano rispettate l'80% delle prescrizioni dell'AIA sembra un po' una presa in giro, perché valgono nella loro interezza le prescrizioni dell'AIA. L'80% di quali prescrizioni? E se quelle più importanti sono nel restanti 20%, no? Se la copertura dei parchi minerari, che è uno dei temi rilevanti, è quella che ha determinato con lo spolverio l'avvelenamento della città, o se la copertura dei nastri trasportatori vengono collocati in quel residuo di 20%, non è che abbiamo realizzato molto. Allora, attenzione, l'indicazione, diciamo, di queste soglie sembra una furbizia un po' fuori posto rispetto alla complessità e alla drammaticità della situazione tarantina.